Abbiamo il nostro primo scienziato, Elisa, che ci mostrerà la reazione del... Allora, come vediamo, questa reazione di ioni e con il pezzettino che abbiamo legato precedentemente, ovviamente vedrete che contiene qui, possiamo notare la reazione. Simone, cosa avviene? La reazione possiamo notare che non è bellissima, però comunque il litio è l'agente con l'acqua, libera l'idrogeno, e l'idrogeno si dispersa nell'ambiente. Ora è il riscaldamento della cristallina e quando il litio ha avuto la sua reazione, finalmente nell'acqua. Qui possiamo vedere che l'acqua sta cambiando colore, questo perché il pH è cambiato. Ora proseguiamo con la seconda scienziata, Agnese, per la prima scienziata. Agnese ha un altro metallo acciaio in sodio e ne sta prendendo un pezzo. Possiamo comunque vedere che il pezzettino di sodio si sposta da una parte all'altra e libera comunque il idrogeno, formando una specie di fumo. Ora vedete come abbiamo fatto con il primo esperimento della cristallina e possiamo notare che il colore dell'acqua è cambiato, quindi si chiama il piano. Proseguiamo ora al terzo scienziato, benvenuto Marco. Grazie. Potassio quindi è un alimento molto reattivo con l'acqua. Ora Marco mette la cristallina nel... Ora. E possiamo vedere che anche qua il colore dell'acqua cambia. Ed ecco qua. Siamo arrivati a tutti. Ringraziamo i nostri tre scienziati che ci hanno mostrato questi esperimenti. Ringrazio te Simone. Grazie a te Luisa e possiamo concludere il nostro sostegno. Grazie, arrivederci. Cesio.